Beh, diciamo che come diceva prima il ministro, Trieste è stata un'opportunità che non ci siamo lasciati sfuggire. Il governo ha seguito questa operazione dall'inizio e devo dire che insieme ai lavoratori e ai sindacati abbiamo trovato punti di equilibrio importanti che oggi ci fanno dire che abbiamo risolto una crisi industriale complessa tra le più gravi di questo paese, con la continuazione dell'attività industriale, ma soprattutto, e questo nell'interesse dei nostri cittadini, con il risanamento ambientale di un sito fortemente messo a prova, diciamo, dall'attività industriale. Questo significa che se si vuole si può fare. L'invito che faccio anch'io naturalmente è quello di ricercare la volontà sempre fino all'ultimo per trovare la soluzione. Io credo che anche su Terni il governo abbia fatto un ottimo lavoro, le parti si sono indubbiamente riavvicinate, adesso questa opportunità non la possiamo perdere. Quindi non solo un richiamo al senso di responsabilità, ma anche l'attenzione, siamo molto vicini, ma si può rischiare di perdere tutto. Questo significa rischiare di perdere posti di lavoro, rischiare di perdere un insediamento industriale importante, di far sparire la siderurgia da questo paese, insomma credo proprio che non ce lo possiamo permettere, quindi che ciascuno faccia fino in fondo bene il proprio mestiere, cercando di capire che anche la mediazione a volte deve essere, diciamo, il punto di equilibrio importante per chiudere un accordo così delicato. Presidente, una riflessione sulla questione del lavoro a livello nazionale, anche come vice segretario del Partito Democratico. Braccio di ferro con i sindacati, toni che giorno dopo giorno acquisiscono sonorità sempre più dure che forse non hanno precedenti. Le chiedo se ritiene che la questione del lavoro in Italia si possa risolvere senza dialogare, tra virgolette, con i sindacati o comunque in questa situazione di scontro così aperto e per certi versi feroce. Guardi,